L'Innovation Expo, che è il momento in cui vengono presentati i progetti a largo pubblico, avremo la partecipazione di 67 team con idee di impresa e progetti di impresa provenienti da tutta Italia, da tutti gli atenei e centri di ricerca italiani. E, oltre a questi ci saranno 20 tra sponsor, industriali, finanziatori e investitori, anche a livello di venture capital e private equity, e poi ci sarà una forte rappresentanza di start-up che arriveranno comunque a partecipare agli eventi collegati. In particolare ci sarà un evento il 30, quasi di preparazione, in cui saranno presenti all'Aquila le 7 migliori start-up a livello europeo selezionate dall'Istituto Europeo di Tecnologia del Manufatturiero, che appunto porterà qui all'Aquila queste 7 start-up che potranno dialogare con le 7 grandi industrie del nostro territorio. Allora, oltre alla parte ex, prima ci sarà una competition, quindi una gara in cui questi progetti si confronteranno e verranno giudicati da parte di una giuria che poi assegnerà 4 premi da 25.000 euro più il premio più grande da 30.000 ai progetti che offriranno le soluzioni migliori in 4 categorie, che sono clean tech, ICT, industrial e life science, cioè la parte medicale. E poi c'è il premio Green and Blue che è dedicato alle soluzioni per il cambiamento climatico. Quindi queste 5 categorie saranno premiate, ma prima ci sarà tutta la selezione e tutta la presentazione dei 67 progetti di cui stavamo parlando prima.